Potevo anche fare molti di più quest'anno, però ci arrivano ancora. Anche perché mancano partite molto importanti, come quella di martedì. Oggi una partita da vincere, la Roma l'ha fatto bene, non ha solo segnato, anche non ha subito gol. Penso che questo sia molto importante per la squadra. Sì, sicuramente è importante anche perché ultimamente abbiamo preso sempre gol. Un clean sheet, come si dice, sicuramente ci voleva e oggi, anche se in primo tempo abbiamo sofferto un po' dopo il 2-0, dove ogni tanto ci fermiamo, non lo so neanche perché, però alla fine abbiamo questo che volevamo e sono 3 punti. Quando per esempio non tocco pallone per 5-10 minuti, poi mi perdo anche un po' così quando sono in gioco, quando ho più tocchi con la palla, diciamo così, sono anche più carico e sicuramente poi gioco meglio. Allora speriamo che lo capiscono anche i nostri giocatori che mi danno ancora di più pallone. Un po' la società ha parlato, mister, un po' noi giocatori e sicuramente che siamo stati consapevoli tutti noi che abbiamo fatto una brutta figura. È una squadra come nostra dove c'è sicuramente tanta qualità, non può perdere una partita così. E poi sicuramente che dopo contro Milan, dove era una partita importantissima, abbiamo detto che prima di tutto dobbiamo stare tutti più uniti, più compatti anche in partita e poi da là si riparte. Penso che contro Milan abbiamo fatto una buonissima partita dove potevamo o dovevamo vincere sicuramente. Poi oggi anche contro penso che ogni tanto siamo andati uno per uno a pressare, non tutti insieme, poi ci lasciamo tanti buchi e poi ci prendiamo troppo facile i gol. Oggi anche contro il Chievo, contro una squadra che ultima in classifica sembra facile, ma non è mai facile vincere. Per questo anche oggi, quando ci serve, ci soffriamo insieme e questo doveva essere appunto di riparto, come si dice? Partenza. Punto di partenza, sì. Ci sono tante squadre, sicuramente abbiamo perso tanti punti. Già adesso, dopo quante sono? 4 partite abbiamo fatto? Tre? Sì, abbiamo fatto 3 punti di più, sicuramente è una cosa positiva, però dobbiamo pensare a noi stessi e provare a vincere più partite possibile. Poi sicuramente che ci guardiamo anche le altre squadre, però prima di tutto dobbiamo vincere noi, perché se non vinci tu è difficile.